Coglione. Sì, esatto. Questa settimana ben due video. Nel primo link in descrizione troverai la mia wishlist di Amazon. Perché questo è l'inizio di un nuovo fantastico viaggio. Difatti, assieme ai ragazzi ho deciso di iniziare una CTM per ricordarci quanto era figo YouTube nel 2015. Quindi mi raccomando, preparatevi ad insulti, follie, bestemmie, altri insulti e un mucchio di divertimento. Perché questa serie, che troverete su tutti i nostri quattro canali, è veramente incredibile. Quindi, senza aggiungere altro, devi iniziare subito con questo fantastico video. Mi hanno appena invitato in diretta in un'altra SMP. Ma chi è questo tizio? Ma chi è? Clicca NPC to talk. Non c'è nessun NPC con cui talkare. No, è normale questo. Vi sta apparendo in chat la roba? No. Sono partito. Io non so cosa sia successo. È buio questo mondo, aspetta. A me non escono fuori scritte, quindi non so cosa stia succedendo. Stai venendo picchiato. No. Picchiate questo tizio brutto che ha una roba in testa. Allora, cucciola, cosa ci dice? Che il comando non funziona. Ci ha evocato qua, la cucciola, perché ha bisogno del nostro aiuto. Questo mondo sta bruciando ed è oltre ogni riparazione. Dobbiamo procedere con attenzione. È al Terra 2 questo posto. Ok, quindi dobbiamo ricaricare l'altare per scappare da qui e ci augura buona fortuna. Sì, lo so. Non si vede un granché, ma non vi preoccupate. Adesso ripareremo praticamente subito questo problema. C'è un piccolo problema, però è tutto buio come la merda. Non so se ve ne siete resi conto. Ma troveremo delle torce, amici. È un mondo pieno di misteri. Troveremo del carbone, dai. Aio, sto scavando. Non so se avete notato, ma non si rigenerano gli HP, quindi non è il caso di picchiarsi. È vero, mezzo cuoreng. Ma ragazzi, c'è l'incredibile essenza dei souls, è tutto di Sabaku qua. Io non vedo una ciola. Io che sono l'unico col piccone, ragazzi, sfondolo tutto, non mi preoccupo. Aio, non devi sfondare metro. Sarà un casino ogni volta che schiattere. No, aspetta. Sono caduto in una pozza. Sono caduto in una pozza. È tutto buio e non vedo una ciola. Non so come tornare. Dove è finito? Davide è finito nelle fogne, ragazzi. Nella merda è finito. Non so dove siete, non so dove devo andare. Ragazzi, ci sono dei barili vuoti. Ma perché? Ma mettimi qualcosa dentro. Amici, ma però abbiamo abbandonato il nostro povero compare Davide. Ma non è importante. È vero. Me ne sono accorto giusto adesso. Lui è tutto sotto controllo. Andiamo avanti. Non so dove sono. Non vedo nulla. È tutto buio. Non so dove. Vedo il vostro nome. Sono in una pozza. Basso, sono qui. Davide è finito nel pool. Guarda dove è finito Davide. Ce l'ho Non posso venire perché non c'è blocchi. Non ho nulla per scavare. Sto io risolvendo tutti i nostri problemi. Raga, non è per dire. Comunque sono caduto in un'altra fogna e non vedendo nulla. Ma Davide, ma la smetti di finire nel puzzo, nella merda? Esci. Continua ad esserci sti buchi. Io continuo a non vedere nulla. Prendete questo, fate altri. Chi è lui? C'è Tommaso! Aiuto! Tommaso Zorzi è morto. Vabbè, Davide, ma la finisci di cadere nei buchi di merda? Sono finito in un buco di merda. Come al solito, non è che è cambiato qualcosa. Ok, raga, ho trovato una stanzona grossa. Bravo. Ho tre teste bianche, posso evocare un Wither adesso, mi pare. Ecco qua. Merda, non ho abbastanza blocchi, aiuto! Sta arrivando. No, il tizio sta scureggiando. Mi ha scureggiato addosso questo. Vediamo se le bare sono piene. No, non c'è nulla dentro le bare. Sì che c'è la roba dentro le bare, guarda qua. No, volevo io lo le barre dei morti, ragazzi. Oh, ma c'è le una barre cesta vuote sopra, mi fanno incazzare. C'è una cesta qua sopra. Arcan Vessel. Dici? Uno dei vessel medley needs of the power of the altar, ragazzi. Questo oggetto contiene il potere dell'altare. Megoglionibus. Preso durante la fuga da Ilmer. Aspetta, Ilmer non era una persona, siamo molto confusi. Il merda, chi è l'altare? No, che minchia è il merda? Aspetta, è scritto che qua giace Ilmer. Giace Ilmer. Può essere una persona. Durante la fuga da Ilmer, probabilmente era tipo Ilmer o qualcosa del genere. Stanno scappando mentre scappavano. Adesso che abbiamo preso l'occhio, ce lo sbattiamo nel culo. Finito nel buco di nuovo. Vabbè, Davide, hai rotto i coglioni. C'è lo vi, però se ti metti qua così non posso più rompere il blocco. Insomma, è una situazione un po' così. Potete salire, l'ho rotto io, ragazzi. C'è dell'acqua. No, più che altro c'era una lanterna. Però se nessuna silta c'è, non possiamo prenderla e farci luce decentemente. Sta arrivando l'esercito di Tito, ragazzi. Stanno per invadere la Croazia. Attenzione. Poi tocca al Montenegro. No, dai, non si può dire. È una nazione. L'amaro Montenegro è buonissimo. Ragazzi, ma qui la casa del signore Ilmerd, basta, l'abbiamo svuotata, non è che c'è molto altro da fare. Seguite il creeper, che lui è un vecchio guerriero, una volta faceva cose. Andiamo. Sì, seguite la luce. No, non c'è niente. Non c'è la luce qua. C'è il portone, ragazzi, il portone. Il mondo si trova davanti a noi, capito? Guarda. Wow, la musica però è veramente un volume incontrollabile. Ho trovato del carbone, ragazzi. Dai, ma perché a volte appare? Io di scemi, ragazzi, aiutatemi, siete dei trogloditi, aiuto. Ragazzi, c'è un teletrasporto che Davide sta rompendo, non so perché. Davide sta
per rompere la mappa, ragazzi. Ha visto il teletrasporto e ha detto: oh, boh, rompiamo. Cazzo, dai. Dove devo andare adesso? C'è un po' di casino nell'aria, ragazzi. Comunque, perché c'è il connection not found? Perché a me non funzionano i comandi? Quando noi andiamo avanti, troviamo il pulsante e poi possiamo fare da qui a là e da qua a lì, capito? Spacca, io sparo, spacca, io sparo. Ti copro le spalle da pinguino, muoviti. Vai, vai, vai. Le spalle senza S. Che gli cada una trave in testa a sti funghi. Guarda quanta gente c'è, ma è pieno di persong. Ma poi non si vede una ciola. Accontenta di essere qua con i tuoi amici. Che vuoi? Ma io li odio tutti, dai. Che amici. Oh, qui c'è un pisellone. C'è qualcosa qua. Ah, c'è uno spawner qua sotto, ragazzi. Non mi dite nulla. Ma io sto continuando a salire in perterrito. Davide si sta turbo masturbando mentre noi siamo qui che picchiamo la gente. Ma scusa. Raga, ho trovato 16 pezzi di carbone. Dai, 44 torce. Vabbè, ma tranquillo, ma fai la survival, fatti casa, poi nel mentre. No, io sto salendo su sta torre, non so cosa c'è in cima. Scendi dalla torre, scendi dalla mia torre, Davide, no. Scendi dalla mia torre. Ragazzi, uno mi ha fatto scendere dal mio treno. No, così. Non è così che si fa, no. È così che si fa, ragazzi, è così che si fa. No, non è così che si fa, no, mister, no, no. Ok, non è così che si fa. Vabbè, ma Davide è andato per i cazzi suoi e ci abbandona il nostro destino, è veramente un troglodita. Davide sta iniziando la nuova serie in solo, ragazzi, ha quittato il... Io sono su una torre. Sì, ragazzi, ho capito che c'è un mondo da esplorare, un terrorista mi ha fatto esplodere il pummolong, è normale scattato. Che sto arrivando. Attenzione! Il cosa hai preso, scusami? Silver coin, non so che cavolo sia. Le monete sicuramente serviranno dal mercante dei pingoling. Comunque guardate che se dallo spawn vi saltate nell'acqua ci raggiungete subito, eh. Aspetta, fermi un attimo, Boni, un attimo. Ragazzi, la cima della torre in cui sono è davanti allo spawn nostro. Adesso cosa fa? Va bene, cazzi vostri. Quindi quello che farò adesso sarà collegare le due cose, così almeno evitiamo di farci tutta sta strada ogni volta che crepiamo. Bravo Davide, ottima idea. Bravo, come si sale qua sopra, ragazzi? Vabbè, ammazzati. Vabbè, Deun, sai che fai prima a suicidarti ed aspettarmi? Ciao amici, sono sopra di voi. Non voglio Davide sopra di me, ragazzi. Grazie. Ciao, mi vedete? Sono qui sopra, alzate il culo. Guardate, arrivo. Davide, dov'è? La ganging. Ok, ragazzi. Vabbè, smite. Girati un attimo. No, non vabbè. Dirlo. Ponte è finito, ma vabbè. No, vai via, smite. Vai via. Ma Davide è un violento, ragazzi. Non fa altro che mettere le mani addosso alla gente, veramente. Io e Cello facciamo due chiacchiere. Della luce! Finalmente i miei occhi vedono la luce. Guarda che bella questa zona. Wow. Incredibile. Ho preso fuoco, non c'è un attimo di tranquillità in questo mondo. È bruttissimo vivere qua. Non rompiamo tutti gli spawner. Teniamocene qualcuno se dobbiamo poi livellare in futuro. Raga, ho trovato un TP. Questa è l'ora, ragazzi. C'è un incredibile stendardo che palesemente rappresenta del... E anche un po'. Sì, però ma è lo stendardo dei Manz questo. Come le rune, era la stessa cosa, lo stesso colore. Cielo fin, tanto è perso, è andato. Ah, ho capito. Lui ha capito. Ha fatto uso, mi sa, di funghetti un po' particolare, è finito in un mondo a parte. Venite, c'è un pulsante che vi porta in un mondo magico qua. Ma tu sì, c'è quella, il TP qui in fondo. Shrine of Resurrection. Abbiamo lo spawn qua adesso, ma mi sa che secondo me dobbiamo ritornare dove stavo. Secondo prima. Me anche, perché c'era ancora da esplorare là. Sì, torniamo un attimo a leccare le ferite. Ha senso, torniamo qua. Qua il legno, ragazzi, raccogliamo un po' di legno. Anche questo, qua è pieno di legno. Poi qua è pieno di lava, ragazzi. Se dobbiamo cuocere qualcosa, possiamo farlo con questa lava. Non so se vi rendete conto che il soffitto è lava. Non abbiamo secchi, però. Me ne rendo conto un sacco, eh. Ok, abbiamo fatto piccone, c'ho anche l'ascetta, guarda che bello. Ma io ho della pelle, magari posso fare, aspetta, faccio a cielo, fanno un altro pezzo di armatura. Agislo. Baby, don't hurt me, no more. Abbiamo preso quasi tutto qua, cioè ci perdiamo la testa. Ma in realtà sì, credo anche io adesso. Abbiamo tutto, allora secondo me possiamo procedere. Oh, si è fortissima la pioggia. Tolgo. No, aspetta, cambio. Rompe le balle. Ma no, metto a posto. Rompe troppo le balle. No, ma abbassiamo il volume. Facciamo l'atmosfera. Cellofi ha completamente distrutto l'atmosfera di questo posto. Va bene. Oh, siete arrivati fino a qui. Complimenti, grazie veramente. Volevo chiedervi però prima di continuare qualche momento per parlare del nostro dio salvatore, la wishlist di Amazon, che ovviamente trovate qua sotto in descrizione. Ve la nomino così tanto spesso perché è il più grande contributo che potete darmi per aiutarmi a raggiungere i nostri obiettivi e per migliorare la qualità del mio canale YouTube, offrendomi attrezzature e carburante per gli incubi. Detto ciò, ringrazio tutti coloro che daranno anche solo un'occhiata alla lista senza effettivamente comprare nulla, devi tornare a questo fantastico video. Quindi ragazzi, vi ricordo che se questo video vi è piaciuto dovete passare dai canali di tutti questi baucchi, dei Mans, Davide, Giovanni,
preso una... Esatto, attivate le notifiche se vi siete iscritti. Se non vi siete iscritti, vi ammazzo, vengo a prendervi a casa. Vi ricordo che questa... Va bene. Non sai fare. Ma non parlare, ci voleva lui adesso altro. Così, scusami, almeno lascialo. Completamente il gaslattato. Veramente, non sai fare. Va bene, fammi bello. Ma fa perché, poverino. Perché si fa così. La nostra avventura...